Quanto cazzo fa male? Quanto cazzo fa male perdere una partita così? Quanto cazzo può far male perdere una partita così? Questa è iella, questa è sfortuna! Questa è sfortuna quando vedi la squadra tua che va a fare la partita allo stadium! Quando vedi la tua squadra che va a fare la partita allo stadium e esce con una ceppa di cazzo con 0 punti! Te c'ero del culo che sì, te c'ero del culo! Perché fai una grande partita! Fai una grande partita allo stadio, senza timori reverenziali. Lotti su ogni pallone, o su ogni singolo pallone. E mi hanno dato tutto. E con quanti punti esci? Con zero. Fa male, fa male, fa male, fa male. Fa male. A sta Roma, anche stasera, anche questa sera, non gli posso rimproverare niente a sta Roma. Abbiamo comunque sia giocato a testa alta, abbiamo giocato da squadra, compatti e ordinati. Al primo tempo, all'unico tiro vero in porta, che poi deviazione dei 73 giocatori da Kin, Bentancur, Bentancur, ancora stanno a capire chi cazzo ha segnato. Abbiamo preso il gol, all'unico tiro in porta, al primo tempo. Mi rode il culo, mi rode il culo, perdere così, mi rode il culo. Perché qui non hai perso per meriti della Juve, perché stava più forte di te. E perché siamo stati sfortunati. Tanto sfortunati. O sapete, io non mi attacco mai all'arbitro, ai giustificativi, all'alibi, non mi attacco a niente. Sono sempre rigorosamente preciso, obiettivo. Ma così fa male, così fa male, così fa male, così fa male, così fa male. Perde così. Fai una partita così importante allo stadium, esci con 0 punti. Zero, zero. E poi dico io, no? Poi dico io, no? C'hai l'occasione del match point. Del match point, da fine primo tempo, del pareggio. Che rigore del merda gli ha tirato Veretout? Non mi sento manco di condannarlo. Però che rigore del merda gli ha tirato? L'hai voluto tirare per forza. E che rigore di merda hai tirato? Sta Roma ha lottato, sta Roma ha tenuto testa a una formazione, a una rosa di 22, di 22 giocatori, scusate, più forti di te, qualitativamente più lunghi e più forti di te, ma stasera la differenza non si è vista. E il pareggio sarebbe stato più, a mio avviso, il pareggio sarebbe stato giusto per quello che si è visto, per quello che è prodotto, per come è giocato. Sta cazzo da Roma, così compatta, bella, de squadra che lotta e corre su ogni pallone, negli ultimi 3 anni, è stata utopia. Quindi c'è adesso orgogliosi. Ma ai fini del nostro obiettivo, raccogliere zero, non va bene. Un punto sarebbe stato oro e giusto per la partita che abbiamo fatto. E invece se ritrovo sempre qui. A ringraziarli perché vanno ringraziati, sono stati bravi, hanno fatto una partita da squadra, non si sono cagati addosso, non si siamo intimoriti. Però è il succo che portavo via 0 punti e non è possibile, non è possibile, c'è una maledizione, è una maledizione. A discapito, a distanza, anche a paragone di quello che c'è stato l'anno prima. Ripeto, è tutta un'altra Roma. Sto dopo soli 3 mesi di Mourinho, è tutta un'altra Roma. È tutta un'altra Roma. A livello individuale, a livello individuale, non mi sento di bocciare nessuno. Non mi sento di bocciare nessuno. Perché non puoi bocciare nessuno. Hanno dato tutto. Tutto. È nata, ormai è nata, è finita, fischiata. Volevo parlare di 3 minuti di recupero, 18 cambi da una parte, 3 dall'altra, volevo parlare di recupero. 3 minuti, che cazzo doveva attaccare da recupero? Secondo me, Shomurodov invece che negli ultimi 10 minuti, poteva essere messo a 20 minuti dalla fine. Quando stavamo facendo un pressing importante, un forcing importante. È stata una partita maschia, mi è piaciuta, è stata una Roma gagliarda che la gamba ce l'ha messa sempre.
si è fatta sentire, è stata maschia pure a Roma, non senti Morita. Ma i cambi secondo me Sciamuro poteva essere messo 20 minuti prima, invece negli ultimi 10 minuti, perché poteva dare quel qualcosa in più, essendo fresco, molto fresco. Mamma mia, non si può perdere una partita così, non si può perdere, non ci voglio credere, ma purtroppo la realtà, mi ritrovo qui che non gli posso dire niente, se poteva far più è meglio, se poteva costruire meglio, perché a tratti siamo stati dopo il gol per un quarto d'ora, se siamo dovuti riassestare, non abbiamo sofferto niente, ma abbiamo prodotto poco, perché siamo stati compassati, siamo stati lenti. Poi negli ultimi 10 minuti, però nel primo tempo se siamo riascesi, e da lì c'è sempre stata solo lotta, fino a fine del secondo tempo, fino a fine partita. Potevamo essere più precisi, ma stasera non siamo stati inferiori a nessuno. Abbiamo perso la battaglia, ma non si è persa la guerra. Sono speranzoso, c'ho fiducia per il futuro da Roma, perché stiamo in costruzione, è un anno dove stiamo costruendo e stiamo poggiando le basi. E se ripartiamo sempre da queste prestazioni, però raccogliendo pure, ripeto, il futuro vedo sereno. Quindi cerchiamo di voltare a pagina un'altra volta, e adesso tutta testa, riquadriamo le idee, e poi prepariamoci a quello che sarà giovedì in Coppa e poi quello che sarà domenica con Napoli. Un'altra partita, un'altra battaglia dura contro una squadra che ha fatto 8 vittorie di fila consecutive. Quindi grazie Roma, ma grazie Roma, non c'è ma, grazie Roma, grazie Roma, grazie Roma, e sempre forza Roma.